Due mostre d'arte, una tavola rotonda con Slow Food e Custodes Laureti ed un mese di iniziative sul territorio. Quando la terra diventa arte, Loreto Aprutino e le sue eccellenze. È la manifestazione in programma a Loreto Aprutino con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue produzioni di qualità artistiche ed enogastronomiche. Eventi come questi ci dimostrano che il territorio, se stimolato, può dare tanto. Quindi, uniti per il bene del territorio come quello di Loreto, possiamo costruire un futuro migliore e valorizzando quello che abbiamo già davanti a noi. La sostenibilità oggi è importantissima perché siamo davanti a sfide enormi, prima fra tutte quella climatica, e soltanto con i giusti strumenti possiamo combatterle, possiamo vincerle. Qui a Loreto Aprutino la terra diventa arte, perché finalmente abbiamo innescato un processo virtuoso per l'acquisizione della consapevolezza da parte dei nostri concittadini del grande potenziale di questo territorio. Quindi vogliamo condividere il successo della grande vocazione agricola, storica e culturale di Loreto con tutta la comunità, sperando che ognuno di noi possa trarne valore e ricchezza da trasferire alle future generazioni. Questo è solo l'inizio e Loreto tornerà ad essere protagonista dell'area vestina della regione Abruzzo e anche a livello nazionale, come uno tra i borghi più belli d'Italia, così come merita. La personale del pittore Maurizio Romani, intitolata Paesaggi e visioni nella pittura di Maurizio Romani, è una mostra che sarà aperta un mese qui a Loreto ed espone al pubblico 25 opere. Si tratta di dipinti ad olio e di pastelli di rara bellezza. Le opere sono state scelte appositamente per gli spazi del Museo dell'Olio, cornice storica bella, importantissima, che parla di una identità che qui a Loreto è molto forte, molto sentita. Si tratta di opere che pongono all'attenzione del pubblico una riflessione sul paesaggio. Il ruolo dei musei è molto importante all'interno di questo progetto perché sono stati promotori dell'evento e si sono proposti proprio di aprire al territorio, ai cittadini, a riflettere sull'importanza del valore culturale, del paesaggio e dei beni che abbiamo qui a Loreto, soprattutto con il valore delle collezioni museali che si sono ripresentate, si presentano per la prima volta così in maniera così importante a tutta la cittadinanza.